lui! È lui il bastardo! Weyla! Era dietro! È lui? È chiaramente lui? No! Perché c'è un timer? Oh no! E questo chi è? E questo cosa vuole? No, è chiuso, è chiuso! Apri la accendi la corrente! Che sta accadendo? Oh no! È fuori dal drive-thru! Gesù Giuseppe Marilyn Manson! Amici appassionati dello stalking e dei baretti, bentornati su The Closing Shift. Dovremmo riuscire a concludere in breve anche questo piccolo gioco horror. Avete visto che c'è qualcuno che ci sta stalkerando, ci fa le fotine. È un attimino psicopatico perché si è messo a colpirle con un cacciavite. Non so dove boia si sia nascosto, sembra che comunque ce l'abbia chiaramente con noi. E allora, qualcuno ha suonato al campanello. Vediamo un po'. Oh no, un altro messaggino strano. Io la conosco meglio di chiunque altro. Magari, forse solo dopo sua madre e suo padre. Ma riuscirei a diventare il numero uno in men che non si dica. Una volta mi ha parlato, ha raccolto il mio telefono ed è poi mi ha raggiunto per potermelo ridare. Sapevo che si sentiva nello stesso modo in cui mi sentivo io. Noi siamo innamorati. Oggi è il nostro anniversario. Oh no. È il tizio a cui abbiamo ridato il telefono all'inizio del gioco, quindi non è il ragazzino strano che era fuori dal baretto lo scorso episodio? Oh, ci siamo sbagliati, quindi sai esattamente dove abito? Questo è un bel problemone. Beh, non che io abbia dubbi, voglio dire, ci ha peraltro consegnato appena una lettera. Cosa potrebbe mai andare storto? Usciamo dall'appartamento proprio appena ce l'ha lasciata. Signor Stalker, oh, scende la neve, che bello. Così potranno trovare il mio cadavere ricoperto dalla neve, chissà fra qualche giorno, palpeggiato male a morte. Non palpeggiate troppo le donne, ragazzi, perché potrebbe essere un effetto mortale, ma vabbè, dettagli. Allora, facciamo attenzione che non ci sia di nuovo la tizia, quella che mi ha quasi investito col passeggino. Questa volta prendo il bambino e lo lancio dall'altra parte della strada. No. Per adesso sembra essere tutto tranquillo. Facciamo una bella corsetta fino alla macchina. Che cosa buona e tanto giusta. Ragazzi, la prossima volta che sentite un cellulare suonare, no, facciamo che sto lì in macchina perché ho sentito rumori brutti, lasciatelo lì e chi si è visto si è visto. Non aiutate il prossimo, parola del telone. Che succede? Oh no, la macchina non parte. Devo prendere il bus, no. Questo non è un gran bus di cool, porco cane. Oh, che bello, il bastardo mi ha pure manomesso l'auto. Oh no. Oh no, beh, di certo non possiamo chiedere un passaggio. Sperando che non ci aggredisca mentre andiamo a prendere l'autobus. Peraltro, dove si prende l'autobus da ste parti? Sto luogo inquietantissimo. Buongiorno, scusate, come si esce da questa via? Aspetta, c'è un passaggetto. Ah, qua, autobus, perfetto, non mi ero accorto ci fosse anche il cartello. Ho paura che possa uscire all'improvviso da qua. Mi sono spaventato per l'albero. Da qualunque vicoletto. Buon uomo, buon salve. La possiamo risolvere civilmente? Metà patata gliela do e metà patata me la tengo. E vabbè. Come è sviluppata sta via? Non ha minimamente senso la viabilità di sto posto. Ok, aspettiamo l'autobus veloce. Sali a bordo, perfetto. Oh no, non mi dire che è qui. Ok, non mi fa girare più di così, santo cielo. Forse era questo il suo piano, vuole salire all'improvviso? No, non è chiaramente lui. Aveva la faccia un attimino un po' svarionata. Il problema è che quella notte era anche buio. Signore, si è teletrasportato. Ce l'ha il biglietto, signore! La mascherina, porco cane, tutto. Vabbè, si dia una calmata. Questo è l'effetto del Covid in Giappone, gente. Vi causa teletrasporti improvvisi ed immotivati. Dove sei? Lo so che mi stai guardando. No, no, lei, si faccia i cocchi suoi. Giuro su Dio che prendo lo spray lì, tutte cose, la cremina, quella che ci mette sulle mani. Cavolo, si chiama il disinfettante. Gliela spalmo sugli occhi, la mucchina gel. Come è tornata in mente. Porti pazienza, non ho preso ancora il caffettino quest'oggi. Ok, sembra tutto tranquillo. Sì, vedo il simbolo del Cilla. Come mi alzo? Mi sono dimenticato come ci si alza dall'autobus. Ok, che sta accadendo? Perché mi fischiano le orecchie? No! No! Bastardone, lui! È lui! È lui il bastardo! Weyla! Era dietro! Era dietro di me, pezzo di erba! Ma io ti picchio male, santo cielo! La prossima volta il cellulare te lo metto su per il ci siamo capiti! Ma porca di quelli per porca! Ah, quando lo scorso episodio vi dicevo mi sembra strano che i tizi sprintino via dritti, è perché c'era sto cocchio di siepina qua davanti con gli alberi tutte cose. Ok, ora sa che siamo al lavoro. Mi rintano dentro. Senpai, senpai, dove sei? Ma poi è finito, buongiorno. Senpai, cocchio. No, scarichiamo tutti i miei averi, ottimo. Sperando che il bastardo non possa entrare dalla porta sul retro. Ma avete visto che sembra essere un ometto pieno zeppo di risorse? E poi è senpai, senpai. E qua porco cane tua nonna in carriola. Oh mio Dio, oh mio Dio, tua nonna. Ah, mi hai fatto cagare sotto morte. Guardi, io non mi sono spaventato. Ma almeno lasciami stare quando sono in bagno, no? Ok, dannazione. Che spavento. Vedi, tornare al lavoro, ok?
Sì, ma scusi, poteva anche chiudere la porta del bagno? Ma stiamo scherzando? Aspetta che è arrivata un'auto? Sento rumore di un'auto. Da dove? Oh! Da quest'altra parte? Salve, buongiorno. Allora, prendiamo il suo ordine. La Maddo, che ha ordinato? Oh, oh, sta arrivando gente. No! No! È lui? È chiaramente lui? No! No! Quanto è alto, peraltro? Oh, porco cane. Ostra, super porco. No, 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 no. Ma stiamo scherzando? Americans con caramel toffee. Ok, ok, non stai cammino. Non stai cammino. Ci sono le telecamere. Sono sicuro che molto probabilmente non ti aggredisce durante il giorno. Ok, abbiamo l'American Scone e tutte cose. A posto. Però mi inquieti troppo. Poi American Scone. Ne vuole due. E me lo dica prima che ne mettevo due in un unico sacchettino. Giuro che prendo il caffè e lo butto sul pipino se ti avvicini. Ecco qua, numero due. Signore, sta mangiando troppe cose però, eh. E due caramel macchiato. Ok, com'era il caramel macchiato? Oddio, paura che... No, che mi esca da dietro, da davanti, mi uscirà... Ah, no, peggio se entra, eh. Allora, è una bevanda fredda col ghiaccio e lo sciroppo di caramello. E ancora lì. Porco cane, sono un pirla, ho letto la colonna sbagliata. Quello è il cilapuccino, razza di idiota. Il caramel macchiato è una bevanda calda con caramel syrup e caramel sauce e steam milk. Marone. Signore, scusi, lo so che lì fuori è il freddo e il gelo da 5 minuti, ma porti pazienza, è una giornata difficile per tutti. Ne devo fare due, quindi vediamo di memorizzare il tutto. Quindi caramel syrup, caramel sauce, e vissero tutti felici e contenti. Marò! Non si può. Ok, fuori uno e gliene prepariamo subito un altro uguale. Aiuto, c'ho gli stalker che mi guardino male. No vabbè, vi giuro, stalker simulator non me l'aspettavo. Porco cane, caramel 1, caramel... l'ho messo 2? Ti prego, dimmi che non l'ho messo due volte adesso perché mi sale l'ansietudine. Vabbè, sarà un po' più caramella... È un po' più caramellato, dai, rompimaroni! Ma dimmi te sti clienti, porco cane, ma lo vedi che sono stalkerato? E mi devi rompere le balle? A posto, ecco qua, un po' meno caramello. Tanto cielo, potevi prenderlo fin dall'inizio, no? A posto, aspetta che c'ho anche un po' di latte in più. Te lo tiro addosso il latte! Un marone. Quello è un mio cliente, no, è il tizio che si è sparato via, se ce l'ho detto, vado via di qua. Che ne... la banda di matti? Ma stia scherzando, ma arrivano tutti a 3000 km all'ora. Doppia porta, signora, ho capito che è un attimino cicciottella, ma vabbè, dettagli. Scusi, vieni qua, ti faccio body shaming pure a te, dica. Oh, ecco, se ne sta andando. Vorrei un caffè latte col tè verde e anche uno di quegli waffle, eh. Ok, va bene, glieli prendo subito. Sì, 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 il caffè latte col tè verde e i waffle che sono qui sono deliziosi, eh. Prendo sempre quei due. Ok, sono molto contenta che le piacciono. No, grazie a te per avermeli serviti, eh. Anche a mio figlio piacciono veramente un sacco. Ah, è da sola? Le posso dare questo se le piace. Questo braccialetto con tanto di rosario dovrebbe allontanare il male. Dovresti tenerlo, eh. Io l'ho comprato da una pubblicità sulla televisione. Dicono sempre delle cose meravigliose a proposito. Sì, sì, guardi, si fidi sempre della televisione, signora. Ma puoi crederci, per solo 9900 yen, che dovrebbero essere tipo quasi 70 euro, non vorrei dire una boiata. Oh, ma va bene così, tanto ne ho una marea. Ah, così che la signora butta via i soldi della pensione. Nel mondo in cui viviamo, in fin dei conti, è così conveniente comprare le cose direttamente attraverso il cellulare, eh? Sono letteralmente a poche pressioni di pulsante di distanza. Sì, signora Contini, mi raccomando, compra tutte le robe, eh? Mi saluti anche la Vanna Marchi. Allora, un green tea latte, questo è nuovo. Non penso che l'abbiamo mai fatto. Praticamente c'è il latte caldo, lo sciroppo di vaniglia e la matcha powder. Ok, è un ordine relativamente semplice. Ok, mi domando dove sia finito Mr. Stalker. Marone, vi giuro, ero fuori di me. Non riuscivo a ragionare prima. Ecco qua, il latte caldo. Poi il vanilla syrup. Ecco qua. E la matcha powder. Ottimo, pure di girarmi e di ritrovarmelo dietro. Vi giuro, sono terrorizzato, gente. Parlato di chi è quella tazza? Non ci è dato sapere. Green tea latte, a posto. E American waffle. Poi sarò io, ma non sono un gran fan degli waffle. Il mio... ex conquilino ai tempi dell'università li faceva in continuazione, ma boh, non mi hanno mai detto nulla. Cioè, li faceva proprio in casa e tutte cose, eh. La madre era anche cuoca, via dicendo, ma... No! Ho mangiato cose decisamente molto, ma molto più buone. Aspetta che chiudo, che sennò gli entra l'aria e diventa tutti mosci. Ho paura di accendere la televisione? No, ok, questa volta non c'è. O quantomeno non è ancora davanti alla telecamera di sicurezza. Marone, è arrivata una signorina in bombazza? Signorina, non è vestita un po' leggera? Cioè, voglio dire, siamo tipo a metà dicembre e lei senza maniche. Maronna, questa è tutta fighettona, mi dichi tutto. Ah, è una idol, lei, piccola stellina. Oh,
sorellina, ma lo sai che sei tanto carina? Ma non è che per caso sei una modella o qualcosa del genere? Ah, no, no, niente del genere. Oh, ma che peccato, mi dispiace. Ma dovresti assolutamente utilizzare quello stile che possiedi. Cioè, voglio dire, vuoi che ti presenti a qualcuno nel mio ufficio, eh? Dai, dammi il tuo numero. Ah, no, guardi, non penso di poter entrare a far parte di certe cose. Ah, ok, guarda, non mi importa se poi te ne penti, ok? Io prenderò un mocha col caramello salato. Mocha tua nonna, porca di quelli per porca. Ti ci sgatarro dentro, porca boia. Dice molto salato, sì, non è solo quello. Che schifo. Ok, allora, caffè, latte, hazelnut, chocolate. Oh, marone, devo ritornare poi a vedere cosa cocchi devo mettere. Perché l'altra volta l'ho ciccato alla grande quest'ordine. Cioè, stalking simulator e poi devi anche fare il caffè alla gente. Ma dimmi te. Stalkerami senza farmi lavorare, aspetta. Crema di cioccolato e sciroppo di caramello. Crema di cioccolato, eccola qua. E sciroppo di caramello, eccolo qua. Poi hazelnut, diceva. Maronneo, che ordini complicati ste idol. Signorina, è sicura di volerlo? Non vorrei che fossero troppe calorie per lei. Ce la fa a camminare? Marone, peserà 26 kg vestita. Signorina, se vuole le prendo anche qualcos'altro. Abbiamo questo qua, lo vuole? Me lo mangio io? Oh, porco cane, devo buttarlo via. No. Ma dimmi te, la politica di questo posto, se tocchi un oggetto e non lo usi, buttalo via. Ok, ancora una volta sembra essere tutto tranquillo. Avevo la finestrella aperta. Beh, ma è ancora aperta? No, lasciala chiusa. Lasciala chiusa che è meglio. Ok, lo stalker sembra essersene andato, un maniaco pervertito. Oh no, è questo chi è? No, buon uomo, siamo a dicembre, per favore si rivesta. Ma perché tutti quelli strani li becco io? No, non si metta a ballare così, per favore, esca fuori. Dov'è il mio stalker di quartiere? Stalker! Apritevi! Tutti quelli strani li becco io. Si chiama il signor Mimataro. Ehi, fa così caldo oggi. Prenderò un caramello cilapuccino. Mi scusi signore, potrebbe cortesemente mettersi dei vestiti e non fare una scenata? Ma avanti, non sarò qua per più di tanto. Scusi, ma non sarebbe brutto se un cliente si prendesse un malanno? Cosa si è preoccupata per me? Ma grazie, ma è così caldo oggi. Sì, comunque tenga in considerazione che ci sono anche altri clienti. Ma non c'è nessuno qui. Ok, senta, mi sta mettendo a disagio, voglio essere onesto con lei. Se ne può andare o si veste, non lo so nemmeno io. A posto? Complimenti, vada ballando sotto le stalle o sotto i camion. Oh, perché si è bloccato il gioco. Che faccio? Mi si è bloccato il gioco, no, non posso muovermi. Oh, ma porco cane, ma c'è un gioco che non mi... Dai, ti odio nel profondo. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, ho dovuto ripetere tutto fino adesso. Che gran rottura di maroni. Signore, questa volta ho anche il braccialetto, lo sto indossando, me ne ero completamente dimenticato. Vediamo un po' se riesco a mandarlo via in qualche modo, cambiando il discorso. Ok, perfetto. Non ho neanche guardato cosa gli ho domandato, ma vabbè, dettagli. Ok, per adesso è ancora tutto tranquillo. Se scopro che lui era l'ultimo cliente prima che finisse la giornata, do fuoco io a sto cocchio di posto. Nel frattempo mi straprende in giro. Mi stra super mega prende in giro. Senti, chiudi la porta che è meglio. Non riesco mai a girare quel cocchio di cartello. Allora, devo portare fuori l'immondizia. 1, 2, 3, perfetto. Oh, non avevo lasciato aperto la porta sul retro. Sono molto sicuro di non aver aperto, maronne, la mia vista. La porta sul retro. E vabbè. Qualcuno ha sbagliato un po' gli effetti delle luci qua, ma vabbè, dettagli, facciamo finta di nulla. La vuoi buttare via quell'immondizia, signorina? È un po' rincretinita più del solito. Ok, e richiudi. È abbastanza ovvio che lui possa andare avanti e indietro. Devo pulire il gabinetto. Ma c'è stato il senpai prima! Ma santo cielo, quello rimane costipato per 2 o 3 settimane e poi ti caga più di un elefante. Senpai, ma che schifo, ma si dia una regolata la prossima volta. E voilà, a posto? Cos'altro c'è? Manca la carta igienica. Maroneo, ma dove boia è la carta igienica di scorta? Oh no, deve essere qui da qualche parte. Ah, trovata. Come dicevo, ogni volta che il senpai va in bagno, viene disboscata solo per lui un buon 12% di foresta amazzonica. Qua, posto? Posso tornarmene a casa perché sarei già abbastanza in ansia. Gioco? Gioco, non mi hai detto cosa devo fare. Oh no. Che succede? Perché la luce è rossa? Perché la luce è rossa? Stiamo scherzando, vero? Perché c'è un timer? Perché c'è un timer? Oh no, e questo chi è? E questo cosa vuole? Oh, un latte. Aspetta, c'è un caffè latte semplice?
Aspetta, oh, è tutto chiuso. No, 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 aspetta, aspetta. Oh, che fortuna. Aspetta che avevo preparato prima un po' di cose così, giusto perché mi stavo annoiando. Ok, a posto. Mi sta venendo ansia, mi sta venendo tanta ansia, mi sta venendo uno sproposito di ansia. Ecco qua il suo latte. Oh, maronne, butta su altro, butta su altro, non mi fido minimamente. Aspetta, 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 aspetta. Ok, a posto. Il timer non si ferma, il timer non si ferma. Aspetta, è una signorina. Ah, aspetta, non ho preso l'ordine. Vuole un latte anche lei. Ah, maronne, che passione oggi. Aspetta che ne avevo un altro pronto. Perfetto. Maronne, maronne. Mi sta... No, 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 non era un gioco a tempo. Non era un gioco a tempo, quindi ero relativamente tranquillo. Ah, a posto, allora, aspetta che butto su altri caffè. Butta su altri caffè, assolutamente, non me ne frega niente. Non me ne frega uno stracocchio di niente. Ok, se mi cambiate gli ordini, siamo nell'AM più totale. C'è un altro tizio che vuole un cappuccino anche lui. Oh, 49 secondi. Dov'è? 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 Lon, lo stai calmo, lo stai calmo. Devi darti una regolata, giovane, devi darti una calma. Penso di aver cliccato su una delle cose, vero? Aspetta, aspetta. L'altro. Ok, ora clic. Porco cane, devi così. No, quello, perfetto. Ora l'etichetta. Va. Porca di quelli per porca, aspetta. 34, 34 secondi. Ok, ce la faccio comunque, ce la faccio comunque. Ho cliccato su uno dei cosi prima, non mi ero accorto. Non mi abusate male, non mi abusate male. 16 secondi, 16 secondi, veloce, 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 veloce. Posto? No. Porco cane, prendi il coso. Ok, ok, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Non picchiatemi male, non picchiatemi male. A posto, servito. Oh. E vabbè, quanta gente c'è? No, 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 no. Non posso andare nel retro, non posso andare nel retro. Aprite, aprite. Ok. No, no, fa ripartire la corrente. Fa ripartire la corrente, fa ripartire la corrente. Perché non riparte la corrente? Oh, maronne. Che stanno facendo? Stanno andando a prendermi? Che faccio? Che faccio? Devo tornare fuori, devo tornare fuori, devo tornare fuori. Aspetta. No, è chiuso, è chiuso. Apri la, accendi la corrente. Che sta accadendo? Aspetta un po'. No, sono chiuso dentro. Sono tanto, tanto chiuso dentro. Accendi quella cocchia di corrente. Che faccio? Mi sono buggato di nuovo. Ho buggato il gioco. Sono salvo? Non lo so nemmeno io. Sì, se qualcuno se lo stesse domandando, ho di nuovo buggato il gioco, perché presumo che dovrebbe accadere qualcosa. Ho del latte, anzi ho una teiera vuota e non ho paura di usarla. Sì, sono completamente bloccato. Completamente irreparabilmente bloccato. Aiuto! Qualcuno chiami i soccorsi? Non so cosa fare. Ma dai, sto gioco era sviluppato così tanto bene fino adesso. Ah, che succede? Da dove emergi tu? Oh, buon... Cos'è accaduto? Ok, è arrivato il signore che risolve i bug. Era tutto nella mia testa. 14 dicembre, 9 del mattino. Oh, maronne. Gioco, non so se mi spaventano più i tuoi bug o gli stalker. Forse era tutto nella mia testa. Oh, quindi lo stalker non è mai entrato nel locale. 17 dicembre. Vedi che bel regalo ti va per Natale. Oh no, è fuori dal drive-thru. Mi sta sbirciando, mi guarda il culo. Lo so che sono piatta, non mi devi giudicare. Ciccia, se ti giri c'è un Kinder sorpresa dietro di te. Porco cane, no, io sarei sempre lì con latte e caffè caldo. Ti sparo un cappuccino a 3000 gradi su per il culo, che ti passa la voglia di stalkerare la gente. Onestamente adesso ho paura a lasciare l'appartamento. Anna... Anna, dove sei? Tanto lo so che sei da qualche parte che mi stai spiando. Sono io che non ti ho notato. Gli sviluppatori potrebbero essere così bastardi da metterlo tipo dietro qualche angolino e tu ci passi in parte e non lo sai. No. Ora che l'ho detto sento rumori di passi. No, sento. Sì, sento i passi. Vi giuro, sento dei passi, non so dove. Corri la macchina. No, non sono i miei, non sono i miei. Sono passi più pesanti. Oh no. Quello è il suo furgone? Gente, quello è il suo furgone? Ok, vai al lavoro. Mi sembrava, guarda, non ci scommetterei, ma giurerei che quello fosse il furgone che ci ha stalkerato l'altra volta. Sto cominciando a diventare paranoico come nella vita vera, vi giuro. Quando il mio stalker mi aspettava al varco ogni, non dico ogni giorno, ma quasi. Ogni volta che vedevo una macchina tipo la sua, cominciavo a sudare freddo. Oh mio Dio, è orribile, vi giuro, è un'esperienza veramente orribile. Buongiorno, dov'è il mio senpa? Perché le mie cose sono già qui? Detective? Buon salve, cosa sta accadendo? Ah, quindi i miei sospetti alla fine erano veri e sono contento che tu mi abbia contattato. Tuttavia, chiamare la polizia non sarà di alcun aiuto, eh. Tutto quello che fanno è prendere il tutto alla leggera per cercare di ridurre il proprio carico di lavoro. Perché, ed è per questo che esistono le persone come me. Senti, darò un'occhiata in giro e vedo se riesco a trovare qualcosa. Ah, devo anche pagarla? Buon uomo, pago in natura. Signora, non è può sprintare così a 3000 km orari? Oh, maronne. Oh, stra super mega maronne.
Ok, per adesso è tutto tranquillo. Detective, non mi abbandoni? Resti con me. Detective, quella laggiù è la mia macchina? Non è che mi ciula l'auto il vecchio bastardo, vero? Detective? Dove buia sta andando? Sta andando sul retro? Ok, facciamo finta di nulla, che è meglio. Buongiornissimo! Il mocha al caramello salato di questo posto è veramente delizioso. Penso che ti piacerà un sacco, senpai. Ok, ok, allora vediamo di provarlo. Un mocha al caramello salato. E io invece prenderò il dark mocha chip cillapuccino. Sumi, perché tu non stai prendendo il mocha col caramello salato? Non lo so, quest'oggi voglio provare qualcosa di differente. Ne ho già preso uno quest'oggi. Va bene, ma un cillapuccino in un giorno come questo, voglio dire, sei così giovane. Ma perché delizioso, avanti. E come volete pagare il conto di grazia? Ah, sì, è vero, oggi è il giorno del set fotografico oppure no? Il negozio dovrebbe essere citato in un articolo di un giornale, giusto? No, non credo, perché... Ah, che strano. Ho visto un tizio qua fuori che stava facendo delle fotografie. Oh, perfetto, è tornato. Aspetti, come scusi? Stava facendo delle foto di questo negozio? Sì, sì, del negozio, ma tendenzialmente anche di te. Oh, perfetto. Oh, ma porco cane, dice la tizia davanti a me. Mi sarei dovuta rifare completamente il trucco. Ma di cosa stai parlando? Ascolta, mi dispiace, signorina. Paghiamo tutto assieme, ok? I drink li offro io. Oh, è sicura? La ringrazio così tanto, senpai. Senti, quest'oggi sono di umore buono, ok? Mio figlio ultimamente viveva da recluso, ma il suo umore è migliorato da quando ha iniziato ad andare a scuola. Tuo figlio è alle scuole medie, giusto? Sì, 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 spero solo che non sia bullizzato a scuola. Ah, santo cielo, non ho nessun buon ricordo di quando ero alla sua età. Sì, sì, non è che gli stai dando troppe rassicurazioni, però, eh? Ok, allora, un chocolate cillapuccino e... un salted caramel mocha. Allora, avendo dovuto rifare più volte l'episodio, porco cane santi bug, ho imparato alcune ricette a memoria. No, non sto scherzando, ragazzi, sarete completamente fieri di me. Allora, caramel syrup, hazelnut syrup, chocolate sauce e steam milk. Yay! E questo è il salted caramel mocha? Credo che sia questo. Non vorrei dire una boiata. Non mi faccia fare brutta figura davanti agli iscritti. Devo averlo azzeccato. Sì, l'ho azzeccato, yay! E poi abbiamo il chocolate chip cillapuccino. Pertanto è una bevanda fredda. Dobbiamo metterci del caffè. Ci servirà ovviamente anche del ghiaccio. Ecco qua, butta il tutto a tritare. Aspetta che non prendo il bicchiere sbagliato. Essendo pieno zeppo di cioccolato, ci dobbiamo mettere la chocolate sauce, se non ricordo male, e anche la polvere di cacao. Aggiungi ovviamente il ghiaccio tritato. E non vorrei dire una boiata, dovrebbe esserci anche del latte. Se ho fatto una boiata, piango nel profondo perché sto cercando di... No, non questo, quest'altro, grazie. Di diventare un barista migliore, ti prego. Sì, perfetto. Butta via tutto il resto, ottimo. Ok, altre due clienti soddisfatte? Aspetta, controllo che Mr. Bastardo non ricompaia all'improvviso. Nel frattempo vediamo di prepararci nel caso tornassero i clienti, quelli che mi avevano messo il timer. Santo cielo, vi giuro, mi era salita un'ansia e un panico di proporzioni bibliche. Ok, ehi! Partite via tutta birra anche loro. Ma da queste parti non rispettano minimamente i limiti di velocità. Signora, scusi, come voi arrivate? È la tizia dello scorso episodio. Quella col bambino nel passeggino. Ma porca di quelli per porca. Signora, come sta il bambino? Ah, il bambino è morto. Sta portando a spasso il passeggino vuoto. Sì, sì, è chiaramente lei. Salve. Come posso esserle utile? No, con lei non ci parlo nemmeno. Ce l'ha ancora come da ieri. Salted caramel mocha. Vabbè. Come ho detto, questo ormai lo so preparare ad occhi chiusi. Quindi uno, quindi due, quindi tre. E voilà! Porco cane, sono la barista più veloce di tutto il Giappone. E voilà! Posto? Si levi dai maroni e mi saluti suo figlio, signora, eh? Tante belle cose. Mamma mia. Chi è che respira affannosamente? Signora, ma è lei che c'è il raffreddore? Ma si mette la mascherina che c'è il covid degli stalker da queste parti? Voglio vedere quanto sprinta via dopo essersi teletrasportata. 3, 2, 1, partenza! Ma poi tu partenza? No. Ah, sì, ok. Whee! Vabbè. Ma non è neanche dei cartoni animati? A posto? No, ci deve essere ovviamente un altro cliente a rompimaroni. Ah, ma lei è la signora che... Non lo so, non era una tizia che già conoscevo? Scusi, e dopo un po' mi sembrate tutte uguali. Si chiama Machiko. Che strano. Signora, posso esserle utile? Mi dispiace. Mi dia il solito. Ok. Che strano cosa? Cosa ha visto? Cosa ha visto? Che adesso mi mette ansia. Porco cane. Sono tutti che sentono i fantasmi. E vabbè, quanta roba mangia. Sweet red beans and butter bread. Che dovrebbe essere quello qua sotto.
Oh mio Dio, sto diventando veramente bravo nel mio lavoro. No, non come youtuber, ragazzi. Se magari quando mai nella vita. Caramel macchiato e salted caramel. Salted caramel, guardi. Almeno questo mi dà soddisfazioni, voglio dire. E una, e due, e tre. Quanto che mi piace quando so fare il caffè giusto. No, davvero, devo andare là fuori e provarlo appena possibile. Ottimo. E il caramel macchiato. Aspetta, signora, com'è che si faceva? Ok, Lon, sei un barista abbastanza bravo. Dovrebbe essere quello che c'ha il caramel syrup e il caramel sauce e ovviamente anche un po' di latte bollente. Signora, se ho sbagliato, glielo offro io, santo cielo. Non è problema nella vita, rubo i soldi dalla cassa piuttosto che pagarglielo. Ecco qui e voilà, la prego. Vabbè. Oh, che succede? Ehi, ma state per caso riparando l'antenna del negozio a quest'ora? L'antenna, signora? No, non so di cosa stia parlando. Perché? Ah, ho visto qualcuno sul tetto. Che cosa, scusi? Non ci dovrebbe essere nessuno sul tetto. Potrebbe essere l'investigatore. Magari mi conviene controllare. Ah, guardi, non si preoccupi. Probabilmente sarà stata la mia immaginazione. Ad ogni modo, per i green... I drink, per favore. E i drink, glielo dati, signora? No, please, thank you, doveva dire. Ma come l'hanno tradotto? Ok, quindi appena va via la signora io vado a controllare sul tetto. Beh, come poi salgo sul tetto, peraltro? Bonsoir. Ah, c'è una scala. Ok, gioco. Dovrei tipo andare sul tetto. Marone, si è aperta all'improvviso la porta, mi sono spaventato. Ok, allora, prendi la scala. Trattala male. Investigatore. Cosa sta facendo sul tetto? Come è arrivato sul tetto, peraltro? Sì, in effetti come fa a essere salito senza? Senza la scala, intendo. Ok, sali a... No! Come fai a salire? Sì, sali la scala e non rompere i maroni. Le animazioni quelle belle. Non c'è neanche a fare la fatica di fare l'animazione per salire. Ok, questo non dovrebbe essere aperto, è abbastanza strano. Investigatori? Dove buia è? Ok, non scivoli di sotto all'improvviso. C'è qual quadra che non cosa? Posso scendere da qua? Perché dovrei rientrare nel negozio? Siamo di nuovo nel magazzino? Aspetta. Ma no, questo non è il magazzino, è la zona adiacente al magazzino. Oh, porco cane! Quindi non era lei col cacciavite ficcato nelle foto? Era il tizio! E c'è anche una grande e grossa banana che usava sulle mie foto? No, questo non promette bene. Oh, no. Oh, devo chiudere il negozio? Sì, e anche rapidamente. Aspetta, quindi questa era la porta che non si apriva? C'era una porta che non si apriva, non mi ricordo dove. Maronne, Lon, respira, dove buia è la porta? Ah, era bloccata! Vedete che siamo nel magazzino? Lui è sempre stato qua in parte! Ah, dormiva qua in parte, il bastardo! No! Aspetta che c'ho i pruriti nella vita vera! Cos'è questa? Lo scanner dei prodotti? Ok. Cos'è che devo fare? Ah, dovrò svuotare probabilmente. Tutte cose, prendi. È vero perché vanno buttate via? Ma me le porto a casa, dai! Ok, che c'è abbastanza roba per farsi venire il diabete per 26 persone. Ok, perfetto. Abbiamo recuperato tutto, ma lo devo buttare nel cestino. Ma guarda roba che dobbiamo... No, beh, magari la macchinetta no. Se no il mio capo mi denunzia. Aspetta, butto tutto. Sì, ma... Gioco, mi puoi aiutare? Porca di quella... torno sempre alla macchinetta. Allora, utilizziamolo così me lo tolgo dalle scatole. Dobbiamo praticamente segnarci tutti i prodotti che non abbiamo venduto. Ecco qua, lui li sta contando. E li rivenderemo domani mattina. A posto? Ok, poi dobbiamo prendere il denaro. E se ho visto bene c'era la conta banconote. Olè. A posto? Devo fare qualcos'altro? 6 di 16, quindi sì, se non butto via tutti sti cocchi di sacchetti, il gioco mi rompe le balle. Come ho detto, gioco programmato bene! Peraltro vi faccio notare quanto spazio c'è adesso fra un oggetto e l'altro. Ok, devo girare l'insegna di chiuso. Perfetto, e poi me ne posso andare a casa. Gesù Giuseppe Marilyn Manson! Maronna santa! No, ma io ti picchio male anche il cugino di secondo grado! No, ma fammi tirare fuori il caffè bollente sul pipino. Vediamo come stalkeri senza pipino. Ok, dobbiamo assolutissimamente ritornare a casa, gente. Vabbè. No. Se esco là fuori lui mi può sgamare. È ancora lì? Signore, non è più lì. Ok. Dov'è? Dov'è? Aspetta un attimo. Abbiamo... Poi stai andando ciccia, mi si era bagata male. Abbiamo l'accesso sul retro? C'è un modo per risalire sul tetto? Dove poi era? Da qui? Aspetta, allora, prendimi la scala. Riprendi la scala che non si sa come si è teletrasportata all'interno. Oh no. Oh no, non scherziamo. Ok, la possiamo piazzare direttamente qui a terra. E ci clicco, sali sul tetto. Assolutamente sì. Chiama la polizia, ciccia, prendi il cellulare. Cosa poi devo fare?
Dove vado? Ma mica posso buttarmi di sotto, posso prendere un mattone. Ok, almeno ho qualcosa con cui difendermi. Oh! Detective? Detective, non la vedo molto bene. Soffre di un leggerissimo caso di morte. Ok, fai attenzione. E qua sotto! E qua sotto mollo il mattone! Lanciaglielo in testa al bastardo! Vai, vai ciccia! Vai ciccia! Stalkerami sto mattone! E tanto bene, non lo vedo messo... Oh, vuole piantarmi una sbarra super, ci siamo capiti? No, è ancora troppo vivo? Fa no con la testa? Ora fa molto meno no con la testa. Ce l'abbiamo fatta? Siamo sopravvissuti? Ho ucciso un uomo. Mentre prendevo il mattone, quell'uomo mi ha guardato dritto negli occhi. Se non lo avessi lanciato, in qualche modo sarebbe entrato e mi avrebbe uccisa. Quell'uomo aveva un aspetto terrificante. Non so nemmeno chi fosse. Perché diavolo lui... Vabbè, non ho avuto nessuna scelta. Non volevo ucciderlo, ero così spaventata. Ho corso dalla polizia, ho detto alla polizia tutto quello che era accaduto. Poi la polizia mi ha riportato sulla scena del crimine e l'uomo non era più laggiù. Non c'era nessuno laggiù. La polizia mi ha riaccompagnato a casa e mi ha detto che dovevo lasciare il resto a loro. E sono ritornati a investigare sulla scena del crimine. È tutto finito. Sono stanca dopo tutto quello che è successo. Ora voglio solo riposarmi pacificamente a casa mia, dove ci sarà probabilmente lo stalker barra che assassino e tutte cose. Ma perché c'erai con me? Ma perché gli ho ridato il cellulare? Ma porco cane, oh ragazzi. Ok, un attimo che c'è la Barbara d'Urso. No, 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 non fatemi saltare la Barbara d'Urso, che devo vedere tutte cose, devo piangere assieme alle Barbara. C'ho problemi con l'antenna. Assolutamente non derivano dallo stalker che mi sta perseguitando in qualche modo. No, adesso la Barbarona non la guardo più. Come faccio a passare la giornata io adesso? Buongiorno. Oh no, l'antenna si comporta in maniera strana di nuovo. Dovrei forse chiamare il proprietario. Ah beh, guarda, se non è come il proprietario del mio vecchio appartamento, che dopo 5 anni e mezzo, 6, ancora non aveva risolto i problemi basilari. Dov'è il mio cellulare? Oh no. Perché lo sento squillare? Dove poi è? Cellulare? Lo sento fuori? È quello laggiù? Oh no, è una trappola. È chiaramente una trappola, ciccia. No, ci stiamo per far fregare alla grande. Ok, andiamo là fuori, cosa potrebbe mai andare storto? Lascia l'appartamento? Sì, certo. Ah, per fortuna che ha messo le scarpe, perché voglio dire, siamo in pieno inverno. Signori, è abbastanza ovvio che stiamo per essere uccisi male male dallo stalker. Ma perché anche sta tizia è scema, comunque. Ah, com'è possibile che il mio cellulare sia scivolato nel parcheggio? Cioè, se fosse caduto da quell'altezza sarebbe rotto, molto probabilmente. Oh, no. Ma chiama un vicino, dai, ma chiama la polizia. È chiaramente il van che ci ha inseguito. Posto? Che faccio, ritorno su? Poi perché ho fatto anche il giro lungo io, ma vabbè, dettagli. Oh, mio Dio, non mi dire che adesso mi aspetta mentre risalgo le scale. Vi giuro, l'ansietudine. Ammetto, Stalker Simulator, non me l'aspettavo. Quante scale devo salire ancora? Ok, dovrei essere arrivato a casa mia. Dimmi che non devo risalire un altro piano. No, no, apposta. Signor Stalker, vuole che le preparo un caffettino? Tanto ormai sono molto barista. Barista molto esperta. Oh no. Oh, finalmente riesco a vedermi. Beh dai, non ero poi così malaccio. La signorina mi aveva fatto body shaming lo scorso episodio. Si sta aprendo la porta dell'armadio. Oh, perfetto. Oh, perfetto, tanto tanto perfetto, signor Stalker. Speravo si fosse rotto il cranio, santo cielo, invece è ancora vivo. Che sto tizio si è preso un mattone in testa. Non è che lo vai a raccontare più di tanto il giorno dopo. Yay, ed abbiamo finito Stalker Simulator, incredibile ma vero. Buono signori, io direi che per oggi ci siamo fatti stalkerare abbastanza. Devo dire che come horror mi è piaciuto un sacco. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete stalkerati da una barista. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!